Ancora una volta la Regione è a Taranto per presidiare tutto il presidiabile, nel senso che questa è la città dal punto di vista del lavoro, dal punto di vista dell'industria, dal punto di vista dei rischi per la salute, per me è più importante della Puglia e contemporaneamente un luogo di cura ma anche una grande opportunità, perché se questa città, come noi siamo convinti che avverrà, ricomincia a giocare a pieno regime, dà tutto il suo contributo alla regione e all'Italia, può cambiare le sorti della partita. Voi immaginate che già oggi la Puglia cresce ad un ritmo doppio di quello dell'Italia e quando sarà concluso un processo di ristrutturazione industriale difficilissimo, che è quello collegato all'Ilva, ma non solo all'Ilva, per uscire dalle monoculture, per entrare nel futuro dell'innovazione tecnologica, dell'università, della ricerca, di tutti quegli elementi nei quali stiamo investendo, compresa anche la cultura. Ovviamente Teleperformance è una battaglia che io faccio credo da una ventina d'anni, può darsi che mi sbagli, ma io addirittura sono venuto qui la prima volta che ero sindaco di Bari. Con dei parlamentari del Partito Democratico era appena stata varata una norma di legge per agevolare questo tipo di imprese e ancora una volta con una capa tosta che è tipicamente tarantina, se mi permettete, ma devo dire anche nel resto della Puglia la capa tosta non manca, abbiamo insistito e abbiamo portato a casa un buon accordo. Ovviamente la Regione sta dando il suo sostegno, ovviamente l'ho già detto e lo ripeto pubblicamente, siccome verranno fatti investimenti importanti sia tecnologici che in servizi, ho chiesto che questi investimenti ricadano nel territorio tarantino. Non mi portate, con tutto l'affetto ovviamente per i lombardi o per i veneti o per gli emiliani, non me li portate qui, nel senso fate lavorare I tarantini perché ci hanno più bisogno, non perché ci hanno più bisogno e hanno bisogno della speranza, perché Teleperformance è stata per tante famiglie della provincia di Taranto una speranza, si sono sposati, hanno fatto i figli, forse qualcuno dopo tanti anni, non dico che si è sposato, però ci è arrivato, ci sta vicino e quindi mo bisogna proseguire ed è il motivo per il quale ringrazio in modo particolare Leo Caroli, che è il capo della task force delle crisi industriali della Regione, per quello che ha fatto e per come l'ha fatto, con grande umanità, umiltà e dedizione.